E siamo con Michele Quaglia, vicepresidente Confartigianato Cuneo e rappresentante provinciale autoriparatori. Benvenuto. Grazie. Dunque, da metà dicembre nuovi corsi di formazione specializzata per gli autoriparatori. Di cosa si tratta? Si tratta intanto di un percorso di formazione proprio riferito ai veicoli elettrici, a quella che è una transizione della mobilità a cui andremo incontro. Per stabilire i tempi precisi ci sono delle proiezioni che parlano già di cifre importanti 2030, però è evidente che il periodo che stiamo vivendo sta rallentando un po' tutti, ma noi vogliamo essere pronti. Chi organizza questi corsi? I corsi sono organizzati dalla Confartigianato Cuneo in collaborazione con una società di Perugia, una società privée di progettazione, ricerca e ingegnerizzazione dei veicoli elettrici, una società specializzata che ci è stata presentata da Motusè. Motusè è un'associazione che raccoglie come soci fondatori tutti i più grossi marchi di costruttori di autoveicoli, per cui una società che si è posta un po' come riferimento di quella che è una transizione elettrica della mobilità di Roma. Quanto è la durata del corso? La durata è di 40 ore, si svolgerà l'intera giornata, 8 ore, 4 corsi saranno in presenza, il quinto anche qui in presenza, però il quinto sarà svolto in un laboratorio specializzato dove proprio toccheremo con mano tutto l'interno di un'autovettura a trazione elettrica. Perché si è resa necessaria questa iniziativa? Io lo chiamo percorso e non corso, perché secondo me la necessità in questa inevitabile transizione ad una mobilità più consona a quelle che sono ormai le richieste di una salvaguardia dell'ambiente è un mondo, non è nello specifico pensare che attraverso questo corso noi riusciamo domani a mettere le mani sull'auto elettrica. Sicuramente saremo molto più avanti di chi questo corso non lo frequenta, anche perché nel corso verranno toccati veramente con mano tutti i vari componenti, la composizione della parte di trazione elettrificata, tutte le evoluzioni future, quindi potremo vedere già adesso come si sta svolgendo la ricerca di una maggiore efficienza, ad esempio delle batterie. Faremo una parte pratica, però è quello di entrare in un mondo che sarà e noi vogliamo essere pronti anche per rispondere adeguatamente ai clienti sempre più informati e formati su questa nuova mobilità elettrica. Dove possiamo trovare tutti i dettagli? Sul sito di Confartigianato oppure chiedendo direttamente alla Confartigianato Cuneo, ufficio formazione. E noi ringraziamo Michele Quaglia, vicepresidente Confartigianato Cuneo e rappresentante provinciale Autoriparatori. Grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie molte a voi.